Che il dialogo tra imprenditori e giunta provinciale di Bolzano sia stato proficuo in quest'ultimo anno risulta piuttosto evidente, a dirla tutta soprattutto dalla scorsa estate in poi. Ieri mattina, per essere più sicuro, Palazzo Widmann ha consegnato alle imprese Made in Südtirol un altro regalino, il recepimento degli sgravi IRAP previsti dal governo Renzi, che significa alleggerire le aziende di qualcosa come 88 milioni di euro in tasse. Sono soldi però che mancheranno nelle casse della provincia e bisognerà farli saltare fuori da qualche parte. Ma la mossa ha fatto sì che ieri, durante il tradizionale appuntamento di inizio anno organizzato da Asso Imprenditori, gli elogi alla giunta si sprecassero. E il messaggio proprio di oggi di aver abbattuto le tasse in Alto Adige di 100 milioni nella prima fase e oggi di ridurre il carico sul lavoro di altri 88 milioni sono i messaggi che ci lasciano sperare e ci generano anche da noi la voglia di fare ancora di più. Possiamo fare moltissimo e diventare un modello di riferimento in tutto l'arco alpino. Davanti alla platea degli intervenuti presso la scuola professionale di Via Roma a Bolzano, Stefan Pana ha voluto sottolineare l'esigenza di creare una cultura d'impresa in Alto Adige ma anche in Europa e ha rimarcato il fatto che tutto sommato l'Alto Adige, pur in presenza di dati inediti in tema di disoccupazione, se la sta passando meglio del resto d'Italia. Poi si è passati alla premiazione del manager dell'anno. Nel 2014 fu Josef Unterholzner della Autotest, che ieri ha passato il testimone a Walter Pichler, numero uno della Stahlbau Pichler. Beh, il titolo vale bene ancora, però adesso con Walter Pichler è un ottimo nuovo manager dell'anno e sono contento. Stahlbau Pichler è un colosso che, nonostante la crisi, è riuscito ad aumentare il volume d'affari aggiudicandosi importanti commesse anche all'Expo di Milano. Quest'anno ma già all'inizio, quando si sentiva la crisi, siamo tornati all'estero, siamo usciti all'estero e quest'anno ci ha salvato parecchio l'Expo. A Milano stiamo costruendo su 8 padiglioni.